I resti della croma blindata si osservano da una teca. L'aspetto ora è quello di un rottame ingrigito, ma il suo valore simbolico è enorme. Si tratta infatti della Quarto Savona 15, l'auto su cui viaggiavano Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo il 23 maggio del 1992. Erano la scorta del magistrato antimafia Giovanni Falcone, ucciso nel terribile attentato di Capaci. Quel giorno perse la vita anche Francesca Morvillo, la moglie del giudice, insieme ai tre agenti della scorta. E proprio per ricordare il personale delle forze dell'ordine che ha perso la vita per proteggere le istituzioni, si è celebrata a Villa San Giovanni la giornata dedicata alle donne e agli uomini della scorta. Un'iniziativa organizzata all'Istituto Alberghiero dall'Associazione BS in occasione del trentennale della DIA. Dopo la scopertura della teca della Quarto Savona 15 sono intervenuti anche Tina Montinaro, vedova dell'agente Antonio, e il direttore della DIA, Maurizio Vallone. Conoscevo personalmente quei ragazzi che sono morti all'interno di quell'autovettura, quindi per me è una fortissima emozione ogni volta che scopriamo una teca. Ormai avremo scoperto almeno una decina di occasioni, ma è sempre un momento toccante. Ricordo i loro volti, ricordo la loro fisicità, il loro modo di muoversi, il loro modo di essere attenti ai movimenti della persona che stavano proteggendo. Quella teca è un simbolo che si può combattere la criminalità organizzata semplicemente facendo il proprio dovere.